Ma siamo venuti qua perché cercavamo la vittoria, abbiamo presentato una formazione molto molto offensiva, nel primo tempo penso che abbiamo disputato un'ottima gara, siamo andati in vantaggio di 2 gol, credo meritatamente, poi abbiamo commesso un'ingenuità all'inizio ripresa che ha riaperto la partita, abbiamo subito qualche sfuriata del Pescara, però abbiamo anche creato i presupposti per andare a fare il terzo gol, è peccato per questo finale perché per noi sarebbero stati 3 punti importantissimi, però insomma quando non si riesce a prendere 3. Con rammarico oggi, ma va bene anche prenderne uno. Vi aspettavate questo Pescara nel secondo tempo così grintoso, così cattivo, così determinato? Ma nel secondo tempo sicuramente è venuto un pochino fuori, però sicuramente era impensabile fare la partita del primo tempo, perché nel primo tempo abbiamo gestito larghi tratti della gara e usciamo con l'amaro in bocca noi da questa gara, però ripeto, affrontavamo una squadra di qualità che voleva a tutti i costi fare il risultato e alla fine ci è riuscita, quindi andiamo via con qualche ferita, ce le lecchiamo e martedì proveremo a ottenere 3 punti in casa. Avete subito un po' la qualità di Machine quando entrate in campo nel secondo tempo? Vi aspettavate un centrocampo così? Ma noi avevamo tanti giocatori offensivi in campo e se con tanti giocatori offensivi non riesci a essere padrone del gioco sicuramente vai in difficoltà. Infatti poi ho fatto qualche cambio per rimettere un po' in equilibrio la gara e quando pensavamo che il grande era fatto purtroppo siamo stati beffati. Andiamo via con rammarico, ripeto, però proveremo martedì a rifarci. Fabio, due parole su quello che è accaduto ieri dinanzi a casa della tua famiglia Spoltore, queste scritte che però non macchiano sportivamente la città di Pescara, l'affetto che la città di Pescara ha per te e per la famiglia Grosso, ovviamente. Ma sbagliamo anche a sottolinearlo perché insomma l'errore di poche persone non può compromettere il nome di una città come in cui io vivo da sempre e continuerò a vivere, insomma conosco benissimo le qualità di questa città. Ed è un peccato che sia stata macchiata in questa maniera, però purtroppo è andata e quindi meno ne parliamo meglio è. Ma è stata una nottata un po' agitata per voi? Si è letto su qualche sito di qualche petardo esploso davanti all'albergo dove avete passato la notte? No, a me piace parlare di pallone, che è la cosa più importante. Meno risonanza diamo alle stupidaggini, meglio è. Grazie, grazie. Fabio Grosso. Fabio, è stato Andrea coinvolto con noi nel prepartita, il capitano dell'Amatori Pescara e tuo fratello ha detto Fabio è fortunato perché col mio infortunio quest'estate non posso batterlo a football e sono molto più bravo di lui. Ci manca tempo, ancora noi abbiamo tante cose da È vero fare, che lui è più quindi bravo di te? sì, sicuramente.